Buongiorno a tutti, mi chiamo Don Massimo e volevo raccontarvi i primi passi dell'apertura della comunità Cenacolo America, negli Stati Uniti, in Florida. Allora andiamo un po' indietro nel tempo, siamo nel 1993 e da un po' di tempo bussava alla porta della comunità un sacerdote che si chiamava padre Robert Baker, oggi è un vescovo. Ecco, bussava alla porta della comunità, al cuore della comunità, chiedendo di aprire una casa negli Stati Uniti. E Madre Elvira ha ascoltato il grido, la supplica di questa preghiera che veniva veramente dal cuore di un gruppo di persone che da alcuni anni pregavano per l'apertura di questa casa. Ebbene, Madre Elvira sceglie due ragazzi, e uno di quelli, Franco Boschetto. Dopo una breve preparazione, proprio breve, preparando i documenti, i visti, si parte per gli Stati Uniti. Madre Elvira decide di mandare con noi anche un interprete, perché nessuno di noi, né Franco né io, sapeva l'inglese. Allora con noi è venuta questa ragazza. Il luogo, posto dove oggi c'è la comunità, era stato battezzato San Vincent di Paul Farm. Farm vuol dire una fattoria. Allora pensavamo, che bello, arriviamo in una fattoria e ci saranno i campi, il trattore, e ci sarà gli animali. E mi ricordo che eravamo arrivati di notte e il giorno dopo, quando ci svegliamo, guardiamo fuori dalle finestre e vediamo una sterpaglia, ecco, era un grande appezzamento di terra e con l'erba alta, tanta erba alta, in mezzo con all'interno, al centro, con un lago. E noi eravamo ospiti, diciamo, la nostra casa era una mobile home, chiamata mobile home, che significa sono delle case prefabbricate che tu puoi spostare. Ma l'entusiasmo era tanto, immaginate essere negli Stati Uniti e diciamo essere i pionieri, i primi. Non ci ha fermato né l'erba alta, né le spine, né l'alligatore dentro nel lago. Tagliavamo erba, incontravamo i serpenti, via, e avanti, senza paura. Perché Madre Elvira ci aveva mandato là, si era fidata di noi. E non potevamo tradire l'amore che la comunità e l'amore che ci ha dato, l'amore e la fiducia che la comunità aveva dato a noi. E bene, siamo rimasti 9 mesi, pulendo, tagliando erba, e sono stati dei bei momenti. Abbiamo visto in realtà, padre Becca ci portava nei carceri, siamo stati nelle case di accoglienza dei poveri, e siamo stati in quelle case di accoglienza dove, diciamo, i giovani senza dimora andavamo, ascoltavamo, vedevamo un po' come fare. Dopo 9 mesi è arrivata nostra madre Elvira. Arrivata Madre Elvira con padre Stefano, e mi ricordo che era venuta anche Visca, la veggente di Medjugorje. Madre Elvira, sapete, lei con i suoi occhi penetranti ha guardato tutto, ha ascoltato quello che noi gli abbiamo raccontato, testimonianze, gli abbiamo fatto vedere i posti, abbiamo raccontato come abbiamo vissuto. Ebbene, lei dopo un po' di tempo, siamo rimasti una quindicina di giorni, dice a padre Becker: benissimo, noi allora ritorniamo, poi preparateci la casa, iniziate a preparare la casa che noi ritorneremo. Allora siamo tutti ritornati in Italia, Franco, io, e siamo tutti ritornati in Italia, e in Italia abbiamo formato il primo gruppo di 7. Dopo alcuni mesi, con la benedizione di madre Elvira, siamo ritornati per aprire veramente, definitivamente, la comunità Cenacolo negli Stati Uniti. Mi chiamo Albino e sono venuto a aprire questa casa con un gruppo di
7 ragazzi. Ricordo molto bene anche le fatiche dell'inizio, proprio di, insomma, di portare la comunità Cenacolo in America. Avevamo tutte le nostre idee, eravamo anche insomma, determinati, vogliosi, con tanta buona volontà di portare lo spirito della nostra comunità, ma la nostra mentalità era completamente diversa dalla mentalità americana. E abbiamo fatto una grande fatica all'inizio, proprio a entrare dentro la loro mentalità e loro entrare dentro la nostra mentalità. Eravamo molto chiusi, eravamo anche molto rigidi in questo. Quindi c'è stata una bella battaglia. Abbiamo visto proprio che però siamo stati anche determinati. Abbiamo visto che proprio nella fede e anche nella perseveranza a superare tutte le fatiche che ci sono state. E di lì è anche iniziato proprio questo inizio con i ragazzi americani che all'inizio entravano e uscivano e poi piano piano hanno cominciato a fermarsi. Ricordo anche molto bene molte volte che parlando con Madre Elvira al telefono si sentiva sempre il suo incoraggiamento, ma anche noi dicevamo, ma non so, qui forse è troppo difficile per noi o forse non siamo nel posto giusto per portare avanti lo spirito della comunità. Invece lei ci ha sempre detto, anche se uno solo si ferma, voi rimanete lì. E ha avuto ragione, perché avremmo gettato la spugna molto facilmente. Invece nella vita bisogna perseverare. Posso dire che ho visto con i miei occhi entrare tanti ragazzi, ho visto ragazzi cambiare, ho visto ragazzi faticare, soffrire, però superare le loro fatiche del giorno e anche diventare uomini nuovi. Ecco, negli anni una casa è nata e poi ne sono nate delle altre, quindi il dono della perseveranza, il dono della fede, anche il dono di essere sempre nel sacrificio, anche di non mollare, ecco, proprio ha aiutato noi a perseverare, ha trasformato anche tante vite di tanti giovani. Ecco, posso dire con gioia, proprio testimoniare che nella fatica poi si supera la fatica del momento e poi dopo la vita cambia e si può, ed è possibile, ecco. Abbiamo portato lo spirito della nostra comunità qui, negli Stati Uniti, e continua ad andare avanti anche nel bene e sono veramente molto felice. Ringrazio perché anche questo sì ai tempi di venire negli Stati Uniti è anche stata l'occasione poi di creare una nuova vita, ecco, di costruirmi la mia vita e anche di incontrare mia moglie e di perseverare anche nel bene e nell'aiuto verso la comunità. Ringrazio Madre Elvira e tutta la comunità per tutto il bene che ho ricevuto e per tutto il bene che si può fare. Grazie. Hello, my name is Christopher and I'm from Chicago. I'm Nicholas from Orlando. Hi, my name is Angel and I'm from Houston, Texas. Hi, my name is Patrick, I'm from Boston, Massachusetts. Hi, I'm Rich, I'm from Pennsylvania. Hi, I'm Paul, and I'm from New Hampshire. I'm Sam, and I'm from Texas. I'm Adam, I'm from Alabama. Pete from South Carolina.